Amici di Gicase, buongiorno da Valbondione, località dell'Alta Valle Seriana. Ci siamo già stati varie volte qui con voi. Oggi sono qui per mostrarvi quell'appartamento che spesso avete visto pubblicizzato nelle ultime settimane, che è un trilocale al piano terra con giardino, quindi una delle poche soluzioni che abbiamo con le due camere da letto, in questo caso addirittura con due bagni. Qui ci troviamo in via Mes. Ci tengo a farvi vedere questa via, perché è una via tutta pianeggiante che porta alle piste da fondo, là in fondo dietro il mio dito, dove c'è il campeggio, e porta invece dove avete visto all'ingresso, da dove si entra, insomma, a Valbondione, con tutti i servizi a disposizione, quindi alimentari, bar, ristoranti, farmacia, tutto quello che serve avere a disposizione senza dover toccare la macchina. Quindi ecco che questa via tutta pianeggiante va benissimo sia per chi ha magari dei bambini piccoli e ha il passeggino, ma anche per persone magari più anziane che fanno difficoltà magari a deambulare in situazioni un pochino più complicate. Allora, dove andiamo? Adesso vi mostro l'appartamento. Innanzitutto, Riposare sulla ciao a vita, tutti. far niente. Questa è la stradina che Far porta sia a niente. livello pedonale che a Guarda, livello carrale, ambulanza. all'ingresso dei box. Adesso è un periodo che c'è molta gente, quindi se sentite persone sotto che si stanno salutando è la normalità. Ciao Laura, ben trovati. Avete comprato la villetta, una delle soluzioni molto carine proprio qui a Valbondione. Qui siamo nella via Mes. Ci vediamo domenica. Ho sentito stamattina tuo marito. Allora, eccoci qua. La soluzione che vediamo oggi è un trilocale al piano terra con giardino, compreso di box e di cantina. Adesso, ovviamente, per ovvi motivi, non vado mai sottoterra a mostrare il box perché magari si perde la connessione, però fidatevi che è un box molto ampio e quindi riuscirò a farvi vedere, magari anche a livello fotografico, se mi chiederete questa cosa. Allora, entriamo, stiamo entrando nell'appartamento. In questo momento non è recintato il giardino. Adesso ve lo mostro. Tutto quello che vedete in erba è il giardino di proprietà. Quindi tutto questo che vedete fino ai tavoli, vedete lì Edoardo che vi saluta, questo è il giardino privato. Quindi è un giardino di proprietà esclusivo e proprio lungo la linea verde, quindi dell'erba, si può mettere chiaramente una recinzione. Quindi se avete degli amici animali, dei cagnolini, avete la possibilità assolutamente di chiudere. Questo che vedete pavimentato invece è la parte comune a cui si accede all'appartamento di destra. Noi siamo nell'appartamento di sinistra, quindi sia una parte esterna, come vedete, abbastanza ampia per poter mangiare fuori. Adesso questo appartamento è da un po' che non viene utilizzato, e quindi è il motivo per cui si vende. Vedete, questo qua è il giardino privato di proprietà. Poi si ha una bellissima vista verso ovest, verso le montagne. Entriamo nell'appartamento. Allora, eccoci qua. Allora, all'ingresso sulla destra vedete un divano letto matrimoniale che è già molto grande. Poi loro hanno messo una TV qua e hanno ecceduto mettendo addirittura un'altra poltrona qua. Poi si ha un bell'angolo cottura con la sua finestra e addirittura un bellissimo camino. Tra l'altro, è uno dei camini mai utilizzati, molto, molto moderni. L'angolo cottura, come vedete, c'è la sua caldaia autonoma a metano e si ha quindi il tavolo a penisola che va ad abbracciare l'angolo cottura. Vedete? Poi qui c'è il calorifero, uno dei due, il termostato. Oggi ci sono 24 gradi, non so quanti gradi ci sono lì, ma a Valbondione si sta sicuramente meglio. Allora, poi andiamo nel disimpegno e entriamo in questa che è la camera matrimoniale. È una camera abbastanza grande, quindi che ha lo spazio per girare tranquillamente. C'è anche un comò. Qui si accede sul retro che ha questo spazio di proprietà privata che vedete fino là in fondo, fino alla scala è di proprietà privata. Questa è la camera matrimoniale, vedi con l'armadio a ponte, quindi ha degli spazi molto buoni. E questo è il secondo bagnetto che vi dicevo, il primo ve lo faccio vedere dopo. Hai un bagnetto privato all'interno della camera matrimoniale con il water e il bidet.
il suo lavandino ed è anche finestrato, quindi questo locale è anche finestrato. Quindi hai un bagno diretto dalla camera. Vedete? Quindi camera matrimoniale con bagno privato all'interno della camera, invece ritorniamo nel disimpegno dove c'è questa scarpiera e si va poi invece nel vero e proprio bagno, dove c'è una lavatrice, un lavandino, un mobile su misura, il calorifero, come vedete, la finestra, e poi qua abbiamo il water, il bidet, e qui c'è la mezza vaschetta, ma potrebbe essere chiaramente sistemata in situazione doccia, quindi un piatto doccia molto ampio ci starebbe veramente molto bene. Questo verso si rivede la zona soggiorno, per intenderci. E questo invece è il plus, cioè il fatto di avere la seconda camera. È una vera seconda camera. Loro l'hanno adattata un po' come un secondo soggiorno. Vedete, c'è un armadio a ponte e questo è un divano letto matrimoniale che a prendersi va ad aprirsi tranquillamente, chiaramente non va fino a contro, e c'è un mobiletto anche qui, volendo, per un'altra televisione. Qui vedete la vista che c'è laterale verso le cascate del Serio, che vi ricordo vengono riaperte domenica. Quindi domenica 22 agosto, andate sul sito di Valbondione del Turismo e finalmente la terza apertura dell'anno è aperta al pubblico. Servirà certamente il Green Pass, però finalmente è un motivo di orgoglio dirvi che riapre. Qua ricordiamoci sempre il giardino privato, come vedete. Con la bella vista qua siamo orientati ad ovest. Questo è uno spunto per chi cerca assolutamente un appartamento tutto su un piano con giardino privato. Forse Edoardo stava per dire Sì, qualcosa. no, che stavi calpestando. No, 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 non entro nell'erba. Allora, per quanto riguarda queste tipologie di appartamenti sono abbastanza rari, quindi per chi cerca qualcosa tutto su un piano senza barriere architettoniche è certamente una bellissima soluzione. Il prezzo è di 79.000 euro. Vi ricordo che è compreso di box e cantina all'interrato. Sì, le cascate sono raggiungibili a piedi da qui. Qui siamo nella parte bassa del paese, ma da qui si parte con la camminata verso il sentiero del Curò e quindi si arriva facilmente alle cascate. Quindi avere la possibilità anche da casa raggiungere le cascate. Per chi verrà invece soltanto in gita, è tutto ben segnalato, ci sono dei parcheggi adibiti apposta per salire alle cascate, quindi vi invito, per chi volesse organizzarsi domenica 22, finalmente si aprono le cascate del Serio. Se interessa qualcosa di simile, chiamatemi, scrivetemi. Io faccio un appello a chi in questi giorni non ha ricevuto comunicazioni da me. Ho letto qualche messaggio di qualcuno che non ha ricevuto le informazioni. Io cerco di rispondere a tutti anche nell'arco della giornata, quindi qualora nell'arco della giornata non vi rispondessi, chiamatemi pure al mio numero al 320 033 4332, e qualora non fossi impegnato in qualcosa nell'arco di un'ora vi richiamerò seduta stante. Quindi chiamatemi al numero 320 033 4332. Noi riceviamo sempre sabato e domenica compresi, quindi organizzatevi magari con un po' d'anticipo perché siete in tanti e vogliamo accontentarvi tutti. Noi non possiamo vendervi le case per corrispondenza, quindi vi vogliamo parlare, vogliamo scrivervi e soprattutto vi vogliamo incontrare di persona. Un caro saluto a tutti. Ah, mi scrive Paola, visto che lo leggo tante volte, perdo i messaggi in diretta. In questo momento noi non trattiamo gli affitti, ma state attenti, se abbiamo una cliente che ha fatto un'operazione proprio qui a Valbondione, che ha comprato, lo sta usando, infatti oggi saremo da lei, vedrete un video nei prossimi giorni, e lei lo ha messo anche in affitto, quindi vedrete che magari in uno dei prossimi video, per chi vuole magari innamorarsi prima della Valseriana, prima di comprare, avrete anche questa opportunità. Però noi trattiamo solo le vendite, crediamo fermamente che in questo momento storico sia molto più vantaggioso comprare che affittare. Un caro saluto da Stefano e da tutto lo staff di Case.